Rugby Day, il giorno dei giudizi. Oggi dalle 12 il collegio di garanzia del CONI entrerà nel merito dei molti ricorsi su formate ripescaggi in Serie B e aprirà la porta alla C domani a gironi e calendari il prossimo weekend al calcio giocato. Coinvolte sono 7 squadre e per 5 la condizione sine qua non è il ripristino della B a 22 squadre. Un destino a braccetto. Chiedono il ripescaggio in B, ma perché avvenga occorre che il collegio annulli la decisione con cui FIGC ha ridotto la B a 19 team riportandola a 22. Se vince questa linea il secondo definitivo passo è la bocciatura del ricorso di Pro Vercelli e Ternana contro la riammissione di Azzurri ed Etni nella graduatoria dei ripescaggi. Il Tribunale federale, su richiesta del club del presidente De Salvo, ha infatti cancellato la delibera che vietava l'inserimento di società sanzionate di illecito amministrativo negli ultimi 3 anni. Favorendo Novara e Catania. Anche qui devono verificarsi 2 circostanze: la BA22 e l'accoglimento della richiesta di annullare la sentenza del TFN sulla riammissione di Novara e Catania nella classifica dei ripescaggi che ha spedito piemontesi e umbri al di fuori dall'area promozione. Punto alla Robursia, ne basta un'unica combinazione: il ritorno della BA22 formazione. Ripescata da terza con Novara e Catania se viene respinto il ricorso di Pro e Ternana, da prima se la richiesta di Bianchi e Rossoverdi è accolta. Il ricorso al CONI del club ligure che si discuterà oggi è di tutt'altro genere: la Corte federale per il caso delle plusvalenze fittizie ha inflitto al Cesena 15 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione dal 2018 al 2019. Ma i romagnoli sono falliti, quindi la sentenza non troverà mai esecuzione. L'Entella chiede che sia applicata per lo scorso campionato, così il Cesena sarebbe retrocesso e i biancazzurri rientrerebbero nei quadri della B. Gli irpini si giocano un'ultima e inaspettata chance dopo che la FIGC ci ha imposto a Lecce, Palermo e 10 club di Serie C di sostituire la fideiussione ritenuta non idonea dalla Covisoc, la stessa utilizzata dai Lupi in sostituzione della precedente già bocciata. L'Avellino chiede lo stesso trattamento, che significherebbe riammissione in B. In ballo poi restano i ricorsi di Como e Sant'Arcangelo per salire in C udienza la settimana prossima e la quasi certezza che qualche club dopo la sentenza del CONI si rivolga al TAR del Lazio.